Non sappiamo come finirà, però una squadra che gioca così a calcio non può arrivare quarta, deve essere fra le prime del calcio nazionale. Stasera è stata una grande partita, credo. Una grande partita perché abbiamo affrontato una grande squadra come il Napoli, che sta facendo un grande campionato e che praticamente ha avuto difficoltà a creare occasioni da gol. È vero che mancava Higuain e Higuain sicuramente sposta in una partita, però stasera la squadra ha fatto veramente bene in tutto. Studio. Allora, Ale, hai domande per il mister? Mister, io volevo chiederle questo, cioè se vedendo partite come quelle di stasera non le aumenta più il rammarico dei punti persi o dall'altra parte invece se non è più contento per il fatto che questa squadra ha già delle fondamenta solidissime. Questa è la prima, poi un'altra veloce sui carri. No, questo è importante, perché è vero che purtroppo i risultati cambiano l'umore di tutti, il pensiero, però poi uno deve cercare, almeno per quello che mi riguarda, lasciar perdere tutte le chiacchiere e vedere anche quello che c'è di solido e di concreto in una squadra che sta crescendo. Quindi probabilmente abbiamo commesso degli errori, siamo una squadra giovane, abbiamo buttato via dei punti, credo anche immeritatamente a volte. Però prima di rimpiangere qualcosa aspettiamo il 15 maggio. No, sono assolutamente d'accordo. La seconda è su Mauro Icardi, che mi sembra, al di là del gol, al di là dell'assist, a me ha stupito stasera perché ha vinto praticamente tutti i contrasti di testa con Koulibaly, che è uno dei centrali più fisici del campionato. E una cosa del genere un anno fa non l'avrebbe mai fatta. Cioè un giocatore, al di là della spietatezza sotto rete, al di là del fatto che ha fatto 7 gol con gli ultimi 9 tiri in porta, però particolarmente ricettivo. E quindi per un allenatore immagino che deve essere bello avere uno con cui lavorare che fa questo tipo di miglioramenti. Beh, io devo dire che stasera, insomma, per battere il Napoli bisogna giocare bene tutti, non ce n'è stato uno. Mauro ha giocato bene, Jovetic ha fatto una grande partita, Brozovic, Kondogbia, la difesa, Gerrit, Perisic, tutti sono stati bravi e come tutti i giocatori giovani questo può accadere ogni giorno, il fatto di migliorare ogni giorno accade e poi dopo magari un po' di tempo uno vede dove è migliorato, si vedono sicuramente quello che è stato fatto di buono, ecco, quindi però i giocatori sono fatti così, migliorano sempre. Robby, una curiosità, la formazione hai aspettato fino all'ultimo a deciderla o già a metà settimana i ragazzi ti avevano convinto? No, io aspetto sempre fino all'ultimo per cercare di, siccome sbaglio spesso, allora aspetto fino alla fine per cercare di fare meno errori possibili, però avevamo già in mente, dovevamo solo scegliere il giocatore che giocava a destra tra Biabiani e Brozovic, poi abbiamo pensato che Brozovic potesse essere meglio perché comunque è anche un centrocampista, quindi poteva stringere, stare un po' più stretto con gli altri due. Grazie. Quanto ti fa sorridere? Tu non leggi i giornali, però i giornali vi hanno detto Mancini si metterà 4-3-3 perché deve mettersi a specchio col Napoli, avevano già giocato tutta la partita. Tu vedi quello che scrivono loro e poi cambi? Non è vero che leggi i giornali. No, però è un po' parte del calcio che vogliono tutti giocare a fare allenatore. Eh sì, è questo che il calcio fa male a volte. Cioè, allora adesso per anni si è usato contropiede, poi si usano altri termini, poi adesso tutti quanti si parla, uno si mette a specchio per non dire gioca allo stesso modo. Tendenze, così, insomma, tendenze. Sono le cose belle del calcio, se uno legge insomma, si fa due risate ogni tanto. Questo sì. È la settimana decisiva, 3 partite in 7 giorni. Purtroppo non dipende da noi siamo dietro, non credo che le chance cambino di molto, anche avendo battuto il Napoli, perché poi devi sperare sempre che quelli sono davanti e rallenti.